Eccomi, scusate l'attesa. Allora, raga, io dovevo andare in live alle 23:40. Il 19, il buono che mi porta a casa. Poteva mai stare alle 10:30 a casa? No. Quindi sono arrivato alle 10:40. Ho fatto tipo il letto. Scusate. Mo', sto digerendo adesso il McDonald's, porca puttana. Ho messo le robe a posto, mi sono messo i pantaloni del pigiama che sto più comodo e sono qui. Minchia, quanta bella la mafia, Johnny. Speriamo che non crashi di nuovo perché mi hanno detto che sto gioco crasha spesso. E il problema mio è che non è che crasha il gioco, crasha direttamente la live, e quindi un cazzo. E mi rompo il cazzo a caricare più VOD di Mafia 2 su YouTube. Stando che streamo da perché fin quando streamassi da PC e crasha il gioco, cazzo me ne frega, cioè non crasha la live. E invece, speriamo. Comunque, ragazzi, io come vi dico sempre, cioè, se volete supportare lo streamer Amazon Prime, abbonamento con Twitch Prime o abbonamento a 3,99, e in più c'è un donation goal di persona 5 Royale, beh, a libera scelta, 5, 10, 15, 20, quanto volete donare. Perché purtroppo, come ho detto, sto pieno di compleanni e non ho soldi, quindi giustamente ho detto, beh, dai, metto un DG, non so come metterlo il DG, però. Siccome persona 5 Royale ci tengo a giocarlo e penso che lo farò. Dopo Saints Row, perché mi voglio togliere due giochi. Ah, devo sentire, ma io non ho detto le mie. Lo so. No, vabbè, sì, che in attesa ti ho detto che ti pago direttamente una cena fuori, cioè. Uffa. Sì, lunedì ci sono, infatti ho detto che io lunedì non stream. Guardate quante belle zozzone che stanno qua, scherzo. Ah, ma devo proprio. Madonna. Ma io non pensavo che. Sì, lunedì ho detto apposta che. Oh, tu mi lunedì mi devi far sapere da che ora streami. Perché? Se mi fai sapere, posso fare, cioè un orario mi devi dare, perché se no io posso fare tipo, sì, intanto dalle 14 alle 2 sto mettendo giù il programma, per un attimo mi è sembrato un flirt, ma io e Sigin, ma Zeta tu non sai, ma io e Sigin sotto sotto ci amiamo, tu non lo sai, è tutto un magna magna, cioè. Allora, dalle 14 alle 2. Metal non è vero, sì, è vero, Alice, non devo dire i nostri segreti. Scusate, ragazzi, non devo rivelare i segreti. Allora, dalle 14 alle 2. Allora, Sigi, facciamo così. Io finisco di mangiare alle 2 e mezza. Ah, dice, io finisco di mangiare alle 2:30, mi metto dalle 2:30 fino alle 8. Vado in live, 3 ore, stacco, ti raido, sto fino alle 2. Che moderatore supremo, ragazzi. Che moderatore supremo. Oh, ma perché sbaglio sempre? No, io sono fortissimo, sono troppo forte.
Sono troppo forte. Io sono forte. Cioè, in questo momento ti regalerei una sub, ma non posso regalartela perché c'ho i soldi di Spotify sulla carta. Non posso fare un cazzo. C'ho 18 euro. Raga, io senza Spotify non vivo, purtroppo. Appartamento di Joe. Ciao carina. Ah, sì. Da Ciao. Joe non è qui adesso. Dice di incontrarlo da Freddy a pranzo. Freddie Capisco. Mercury. Dormivi quando sono entrata. Peccato. Ciao Petrus, scusami. Ma Petrus, comunque io c'ho Magari un'altra controcolpa volta. Annie. Però non me ne frega Ciao. niente. Almeno svolto un po' anche l'altro fantacalcio un po', che cazzo. Spettacolo. Anch'io ho una ragazza che fa così. Comunque, Sigin, io sto trovando insistentemente un lavoro per venirti poi a trovare e farti una bella risopatta. No, risopatte cozze no, ma farti dei panzerotti sì. Perché io e Sigin faremo dei panzerotti. Così Morse si innamorerà pure di me. E abbiamo una relazione a tre. Che detta così sembra strano. Morse dirà, farà cazzo, Alice è gnocca, però Metal Zarco fa i panzerotti, quindi. È onesto, cioè io faccio i panzerotti, faccio le orecchiette, la parmigiana, ecco, cioè possiamo schimicare come i matti. Che problema voglio mettere? Potrei mettere questo, ma io metto questo, sono ricco adesso. L'amico mio mi sta bestemmiando che gli ha segnato colpani contro il fantacalcio. Cazzo vuoi? Il flaco non perdona mai. Il flaco. Sono un uomo di affari. Se non sai guidare, stattene a casa, al tuo posto! Ehi. Signori, bentornati al Medioevo. Oh, c'è Una manga ragazza di pazzo, Joe. taxi. Beh, una di loro comunque. Ma la manga balla, Cristian, su taxi handicappa. Tu sei venuto addosso alla mia macchina, io vengo addosso alla tua! Guarda la mia macchina, cazzo! Ehi, questa giuro che me la paghi! Lasciami stare! Ehi, amico, piantala. E tu che cazzo sei? Uno a cui non piace che parli in quel modo a una donna. Quindi chiudi quella fogna di merda e vattene finché sono di buon umore. Mi hai capito bene? Cos'è, la tua ragazza per caso? Beh, se non mi paga lei, allora mi paghi tu! Un'altra parola e ti spacco tutti i denti. E ora levati dai coglioni, stronzo. Io. Ecco la parola in più. Va bene. Alzati, figlio puttana. Combatti come una femminuccia, sei stronzo. Alzati, non è ancora finita con te, picciotto. Sei un figlio puttana.
pietoso. Si oscuorne nap, Oscar. Bam! Grazie, carina. Ti devo un favore. Qualche volta fai un salto da me per una fetta di torta. Sì, grazie, ma adesso devo proprio andare. Ti piacerà, vedrai. Ora però devo scappare. Ci vediamo. Azzo! Come rimorchia il nostro Vito Scaletta. Che effetto che faccio alle donne io. Ma toh, che cazzo è successo alla mia macchina? Oh, posso passare? Rallenta. Zio Pira, vi dovete togliere dalle palle. Che se vi investo, poi la colpa è mia. E questo succede quando la gente viene nella live di Alice a dire ma tu sei una sfigata, che cazzo giochi ai videogiochi? Io con la spada da mod faccio letteralmente così, li picchio. È letteralmente così che li picchio, ragazzi, cioè, picchio tutti. Ah, si fa picchio caffè. Ehi, ragazzi. Ehi, Vito, questo è Luca Gurino. Vuole parlarvi. Luca, questo è Vito. Molto lieto, signor Gurino. Non c'è bisogno di essere formali. Chiamami Luca. Siedete, Vito. Ma perché tu ti fai i ma stavo per dire una cosa bruttissima. Con la F. Sì, ragazzi, ho un loop mentale. No, perché no, non so perché mi è venuto questa cosa, ma perché ho visto un meme su quella cosa prima su TikTok e quindi ho flashato sta cosa. Perché tutti i mafiosi si chiamano Vincenzo, Tommaso, Luca? Vito. Cosa le porto? Quello che ho preso io. E muoviti. Ho sentito del vostro incontro con gli irlandesi. È bella storia, cazzo. E voglio congratularmi con voi due per il lavoro fatto. Salute. A salute. A salute, figlia puttana. Avete fatto un lavoro coi fiocchi. Sono in pochi che hanno le palle per fare questa roba. E adesso? Vi chiedo se siete pronti al passo successivo. Sì, sicuro. Sarebbe... parlando di eliminare qualcuno solo perché qualcun altro gli punta contro un dito e ti dice di farlo. Sono stati in guerra, signor Gurino. Uccidevo chi mi dicevano di uccidere, persone che il presidente puntava col dito. Questa è buona. Il presidente, sì, mi piace. Ma stai parlando dei crocchi, giusto? Sai, e cattivi. Non è quello che intendo io. Capisci? Sì, capisco. Bene, ci serve gente come voi. In grado di eseguire gli ordini senza fare domande. Gestite questo lavoro come l'ultimo e magari sarete accettati nella famiglia. Ma prima dovete pagare la quota di ingresso. E quanto sarebbe? 5.000 a testa. È una fottuta fortuna. Ehi, nessuno ha detto che costava poco. Non fidatevi.
I benefici compensano largamente scritta... i costi. Esatto. E infatti io mi chiamo Giuseppe, sono un psicopatico tossico. No, scherzo, mi dissocio. Ci vediamo più tardi. Eccoti qua. È stato un piacere. Hai già fatto quello che ti ho detto? Sì, sì, è tutto sotto controllo. È quello che hai detto l'ultima volta. Cerca di non deludermi di nuovo. Cavo, sì, io giuro. Ora vieni con me. Dobbiamo parlare di un'altra affare. Allora, Harry, di che lavoro parliamo? Devo far fuori uno. Il contratto è mio, ma mi serve aiuto. Qui entrate in gioco voi. Chi è il fortunato? Un ciccione che sta oltre il fiume. L'abbiamo avvertito, ma si crede intoccabile. E lo è? Beh, qualcuno ha già provato a farlo fuori. E? Diciamo solo che l'hanno leggermente sottovalutato. Leggermente quanto? Troppo. È un modo carino per dire che sono morti, giusto? Ehi, noi non siamo quei cazzoni. Ho affittato un appartamento di fronte a dove lavora. Lo aspettiamo e appena quello stronzo si fa vivo, boom, tanti saluti. Come facciamo? Con una MG-42. Ah. E dove la prendiamo, una MG-42? R. Sì. È un veterano come te. Ha un piccolo negozio d'armi privato a Kingston. Può farti avere qualsiasi cosa, la cervottana al bazooka. E non serve nessun cazzo da porto d'armi. Ok, io e Joe andiamo all'appartamento. Tu prendi la mitragliatrice da Henry a Kingston. È tutto pagato, digli solo che ti mando io. Poi raggiungici all'appartamento, a Sand Island, l'edificio di fronte alla distilleria. È il 233. L'appartamento 233. Ci vediamo là fra un po', ragazzi. Va bene, dopo. Buona fortuna. Che bello, Agno. A me questo gameplay, avete mai visto un film questo gioco mi ricorda vagamente un film di Bud Spencer e Giuliano Gemma. Non so se avete mai visto anche Gli angeli mangiano i fagioli. Sì, si chiama proprio così, raga. Ora ve lo faccio vedere. Allora, anche questo qua. Ah no, aspetta, lo mando sul gruppo. Tanto stai sul gruppo mio, sì. Ecco, ti ho taggata sul gruppo Telegram. Praticamente, questo film, non ti dico solo un po' come si indirizza. Uno è un pugile, e chi, vabbè, il pugile giustamente è Bud Spencer, che gli chiedono di truccare qualche incontro, e l'altro invece è uno sfigatello che vive alla giornata facendo qualsiasi cosa. E un giorno loro decidono di entrare nella mafia, cappeggiata da questo angelo sorriso, perché ha una paralisi facciale e quindi sta sempre così. Ma fidati, oltre che a far pisciare sotto, ma è veramente bello come film. Fidati, vedilo. Se vuoi ci mettiamo su Discord un giorno di questi, tu che puoi, e ce lo vediamo. Cioè, metti tu lo stream e ce lo vediamo. Ma fidati, va visto, perché è un capolavoro di quelli che non se ne fanno più, perché io adesso sono cresciuto tramite mia madre che mi faceva vedere Bud Spencer e Terence Hill. Quindi va visto, perché è veramente un capolavoro. Allora sì, un caffè. Ok, un caffè in arrivo. Ah, sì. A dopo.
Sì, qua ti fanno la multa, tu non lo sapevi, sì, che ti fanno la multa se non segui il codice del codice stradale. Vabbè. Se ti sgama la polizia che tu sei passato col rosso, eccetera, ti fanno la multa. Se vai a sbattere, fai omissione di soccorso, ti fanno la multa. E se non la paghi, ti sparano. Ah, da notare la targa che è Bari 666. Inseguo veicolo per eccesso di velocità. Boh, che ecco. Un idiota ci ha tamponati, lo porto a fresco. Visto, eccesso di velocità, multa, boom, sono uscito a sbattere un bacio a loro perché si hanno fermato mezzo cazzo. Che poi eccesso di velocità, porca puttana, siamo in una galleria! Che cosa vuoi? Frecati! Vabbè, c'è il vano motore aperto, però è più cool così. Hai visto? Ecco cosa succede se non paghi la multa. Ma perché poi non è che non la volevo pagare, Però... Ma qua mi fa capire quanti soldi ho. Chi è là? Harry Tomasino mi ha mandato Mamet a ritirare il suo ordine. Entra. Chi è là? Mamet. Questo quante soddisfazioni mi dà. Allora, sei tu quello di cui mi parlava Henry? Già. Hai la sua roba? Bene, eccola qui. MG42, fatta in Germania. La falce di Hitler la chiamavamo, una bellezza. Ben 12 kg. Calibro 7,92. 1200 colpi al minuto, la più veloce al mondo. Un nastro da 250 colpi, portata di 1200 metri ed estremamente affidabile. Non so a cosa dovete sparare, ma a meno che sia in un cazzo di carro armato, beh, allora sayonara, baby. Devo mostrarti come si usa? No, grazie, riconosco. Anch'io sono stato in guerra. Ma va? Aspetta, mi prendi in giro? Aspetta, aspetta. E dov'eri? Normandia? No, Africa? Un attimo, fammi indovinare. Operazione Husky. Ma dai! In che unità eri? 504esimo para. Davvero eri un paracadutista? Ve la siete vista brutta, ho sentito. No, non è stata una scampagnata. Sono stato colpito e mi hanno mandato a casa. Qualche medaglia? Purple Heart e CVM. Ehi, wow, una croce. Sai, non le danno via per niente quelle. Io ero in Normandia, siamo sbarcati a Utah Beach. Anche lì non è stata una scampagnata, ma... Mentre scavalcavo un recinto al ritorno, mi sono cavato l'occhio col ramo di un albero. Eh beh, è stato sufficiente per congedarmi. Senti, devo proprio andare. Va bene. Ehi, a proposito, sono Harry. E io Vito. È stato un piacere, Vito, un vero piacere. Se ti serve qualcosa, sai dove trovarmi. No, oh, ehi. Ecco qui. Spero che tu sia in macchina. È grossa. Buona fortuna. Grazie, Harry.
Minchia, sembra tipo. Sembra tipo quando trovi il tuo amico delle elementari che fa wey giù, wey Colin, da quando andati? E ti mette a di mo, ma lo sai che faccio questo, ho fatto questo. Oh, si cacca tu, cazzo, mi esce. Ci vediamo, Vito. Salut ma sort. E ripo. Oh, che avete visto che mi sono fatto la barba e sono più pulito? Hanno sbattuto con la pulizia. Il più figo. Io sono il moderatore più figo della streamer più figa. Cioè, voglio dire. Finito come un culetto di bambino. Io i capelli devo tagliare. Però Nora mi uccide perché adora i ricci. Cioè. Sono assai, però li devo tagliare. Dio la! Aprivo, lo sapevo. Dai. Oh. Che culo! Meno male, sì, com'è andata. Sì, cazzo, da carabinieri, che si mettiamo in mezzo al cazzo, con la passata. Wa. Aiuto. Ah, vado. Awa, Fast and Furious Tokyo Drift. Awa, Nifeno, 1 minute in Tokyo, and then 1 minute in Africa. Fast and Furious. Toretto! Boh. Come cazzo slitta sta macchina? Perso per sempre. Delta Radio. Stay tuned for more Radio with Soul. Mo Gio sta addormo. Di dove sei, Harry? Sicilia. Come mai negli States? Mussolini. Ti ha preso un biglietto, eh? Ma che simpatico, Gio. Mio padre era un uomo d'onore. Le cose sono andate male quando è salito Mussolini. Il mio vecchio ha pensato che mi avrebbero arruolato o arrestato. Così mi ha mandato qui e mi ha trovato un lavoro con Clemente. E tuo padre, invece? Ha detto che era troppo vecchio per il viaggio. Mussolini l'ha fatto arrestare. È morto in prigione. Non ci hanno nemmeno restituito il suo corpo per il funerale. Brutta storia.
E com'è che parli così bene? Arrivano, quelle auto nere. Vito, mira il bastardo grasso, dobbiamo farlo fuori prima che entri. Preparati. Bene, ci sono. Delle armi lassù, a quella finestra! È lui, Vito! Uccidi quel garzone! Siamo attaccati! Smettila di sparare, ragazzo! Sta diventando sordo! Vito, copri! Bene, Vito! Vai in serra! Bene, Vito! Vai, vai! Sei morto! Non ti fai quello che sai fare! In gap! Traman, fin di battan! Oh! Dog, no, last! Non possiamo far scappare quel ciccione di merda! Ah, oh, sì, ma vuoi capigliaggi schianto, stai tranquillo. Veniamo a prenderti, ok, prima tu. Minchia. Vito, copri. Noi. Muoviti, io ti copro. Bene, Vito, andiamo. Andiamo, strozzo. Oh, basta, prenderti. Cosa cazzo è? Vabbè, porca puttana, oh! In quattro mi hanno seccato. È lui, Vito! Uccidi quel garzone! Oh! Abbiamo attaccati! Smettila di sparare, ragazzo! Sta diventando sordo! Smettila di sparare, ragazzo! Sta diventando sordo, finché bolla! Muoviti, io ti copro! Apriti le spalle! Sei morto! Minchia, spari da fare schifo! Avete detto! Non possiamo far scappare quel ciccione di merda! Ok, prima tu, Vito. E tu l'eroe di guerra. Vai, ti copriamo noi! Veniamo a prenderti, porcellino! Vito, copri! Bene, Vito! Bene, Vito, vai, vai! Tutto qui quello che sai fare! Minchia, sei nei guai! Oh, cazzo, attenti! Bene, Vito, vai in cielo. Cosa cazzo è? Spara meglio mia sorella! La puttana, ora l'intero cazzo di posto finirà in cielo. Vito, coprimi. Fuori, bastardo! Muoviti, Vito, dobbiamo andare! Vito, copriti! Fai il meglio! Oh no, no! Bene, Vito! Oddio, vai, oddio, no! Bene, Vito, vai, vai! Tutto qui quello che sai fare! Minchia, sei nei guai! Dai, andiamo! Hop, hop! Noi due, stronzo! Così, porta ragazzo!
Ok, premi il pulsante, via. Cioè, lo sparo, ma io l'ho sparato qua. Non è caduto, l'ho dovuto risparare. Ma c'è cazzo, sì, tu, hai l'anno. Cosa? Oh, sì, la roba buona. Dovreste provarla. Vai pure, Gio, ma io non bevo sul lavoro. Cioè, ma amaci della cristiana mi dà per come puerc. Si può pnurare tu. Eccoli che arrivano! Vieto, come? Hanno dei massi. Concentra, devi. Sono tornato! Sotto qui, cosa sai fare? Niente, te ne guai! Coraggio, il porco è da sopra! Vi prego, sono sposato. Non fatelo. Farò tutto quello che volete. Non uccidetemi. Per l'amor di Dio. Don Clemente demanda i suoi saluti. No. Cazzo. Oh, che cazzo ti dispiace. Scusa Doraemon, ma si fa tra cazzate. Ma Tom, io con che brutalità. Dove ti ha preso? No, ma sto bene per un cazzo. Mi ha preso la gamba, cazzo! Ah, oddio. Eh già. Vegliate. Sta perdendo sangue dappertutto. Portatemi dai Greco. Il fottuto pettore. Il fottuto dottore, idiota. Ok, calmati, saremo lì in un minuto. Quello Greco vive a Hydro. Siamolo alla macchina. Madonna santa, pesi più di quanto sembri. Sì, sembra anche la più veloce di Scooby-Doo. Eccezione del merda. Mi ha quasi fatto saltare le palle. Rilassa, te ne è mancato di un miglio. No. E attento. Non voglio morire. Ah, beh, puoi iniziare a camminare se non smetti di frignare. Ehi, ok, non c'è bisogno di incazzarsi. Sono io quello che muore dissanguato qui. Forza, via, andiamo! Che cazzo stai scherzando? Cazzo, tu sta crollando tutto quanto. Il fuoco si sta diffondendo. Stai dicendo passato fortunato. Fumo del cazzo. Se non ce la faccio. Ehi, non dire così, Amy, che sono un bravo. Il dottore ti mette qualche punto e poi andiamo tutti a festeggiare. No, sul serio. Shhh. Ora non deve parlare. Risparmia le forze. L'ho visto fare in un film una volta. Davvero? E cosa è successo? Inseguo un sospetto armato! Facciamolo fuori! Ricevuto!
Certo che prendere la macchina così a cazzo di cane è bel lavoro, Wagnu, cioè è ricercata. Quanto dista sto coglione? Ma arriviamo qua e cambiamo la targa. Vedo, forza! Questo affare non può andare più in fretta. Dobbiamo seminare gli sbirri. Vado più veloce che posso, Cristo. Non è abbastanza veloce. Calmati, ok? Un buco nella gamba grosso come una palla da golf. E vuoi che mi rilassi? Portami del greco, cazzo. Oh, dai, stai tranquillo, tremò. E allora, chi è questo tizio? Quale? Quello da cui portiamo armi. Il greco, un dottore. Gli molli un po' di verdone e lui ti mette a posto senza fare domande. Diciamo che è la soluzione quando non puoi andare in ospedale. Perché non dovrei andare in ospedale? Perché se ti presenti lì con un buco di proiettile, per prima cosa chiamano gli esbirri. Già. Quindi il greco ha un sacco di clienti del nostro giro. Ma tu non ne avrai bisogno, Vito. Te rimette sempre molto in fretta. Sarà quello che mangi. Gesù, guidi come mia nonna! Ehi, rimane sveglio. Sì. Tieni duro, amico. Saremo dal greco in un minuto. Ti serve qualcosa, amico? Nuova targa? Per te questo è altro. Possiamo verniciarla come vuoi, scegli un colore. Ehi, Vito, muovete! Viene, sta sudando come la puttana qui dietro! Andrai più veloce, se tu stessi zitto! E da questa velocità facevamo prima a piedi. Henry, stiamo restandando. Do cazzi è su dottor, do. Vai a tutto gas, Harry è fottuto. E se muore lo sotterri tu. Vito, là, quella casa. Parcheggia lì davanti. Ma c'è Hans che ti mette, Joe. Sei il greco, il dottore? No. Sono il greco, il pittore, cazzo. Il mio amico sta morendo dissanguato. Grazie, dottore. Oh, Dio. Dobbiamo un favore. Portatelo dentro. Ehi, ho i tuoi soldi. Per il lavoro, prendili. Devo anche aspettare. Ma grazie. Grazie di tutto. Ti rimetterai. Già, lo spero. Io rimango qui con Eric. Ci vediamo più tardi. Va bene. Olè. One, two, three, four. He was a famous trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. Sì, che tu sbagli, cioè Alice, tu sbagli, devi mettere sta musica nel pre-live, cioè. On ECNR. Now,
Dove va? Vi ho portato i soldi per pagare i debiti di papà. Oh, Vito, che bello! Volevo provare a vedere se potevamo pagare a rate. Un po' di soldi. Non ci avrebbe toccato. Senti, ora non importa, prendili. Dove hai preso tutti quei soldi? Vito, non hai fatto niente di male, vero? Franny, non preoccuparti, va tutto bene. Grazie, Vito, grazie. È tutto ok. Senti, ora vado, è meglio che mamma non mi veda. Non voglio che mi faccia domande. Tranquilla, qualcosa inventerò. Va bene, dalle un bacio da parte mia, ok? Riguardati, Vito. Zio Pea, dove ho messo la macchina? Ma io l'avevo messa dormo, pa. Niente, raga, mi hanno fatto tutta la macchina. Andiamo a piedi, tanto qua è. Vabbè, fotteremo una macchina, ma dobbiamo farlo con totale discrezione. Al massimo come una partita del Milan, vuoi dire? No, scherzo, mi dissocio. Ciao Simo. Comunque si vede che sono bravo a rubare le macchine. Abito vicino a Bitonto. Scusa, ma non stava quella gnocca che ci voleva vedere? Giuseppe, distributore, officina, Freddis, ristorante, abbigliamento, distributore, armeria, distributore, Harry, Empire Dinner. Tutto bene, tu come stai? Thank you.
Ma adesso il freddo qua sta iniziando un pochino pochino a diventare un po' pungente. Vita Scaletta? Sì, che vuole? È in arresto per la distribuzione illegale di buoni federali di razionamento. Lei viene con noi. Uno dei benzinai era un informatore. Quello fece il mio nome e costrinsero mamma a dire dove mi trovavo. Ma non sapevano per chi lavoravo e io non gliel'avrei certo detto. Harry mi trovò un avvocato, offerto dal boss Clemente. Ero nella merda, ma almeno avevo un salvagente. E tutto sommato sarebbe andata molto peggio se i federali avessero saputo dagli miei altri attivi. Considerando che ha partecipato al furto di risorse nazionali, in un momento in cui il nostro paese ne ha più bisogno. In che senso parte il DLC di Joe? Perché c'è anche un DLC? Mi raccomando ragazzi, per non vedere più la pubblicità, abbonatevi con premio gratuito. Dicevo, perché c'è un DLC giocabile di Joe? Accesso a sto gioco. Un atto la cui gravità lei, signor Scaletta. Quel tizio era bravo, ma non poteva tirarmi fuori da quel casino. Era una causa persa dall'inizio. 3 mesi più tardi mi misero il verdetto. Vittorio Antonio Scaletta, per i suoi crimini contro il popolo di questa città e di questo grande paese, questa corte la condanna a 10 anni in un penitenziario federale. Me la ricordo sta parte. Com'è larga però sto gioco? Benvenuti all'inferno, ragazzi! Carne fresca! Benvenuto, piccino! Me la ricordo perché poi quando uscimmo dalla galera poi c'era tipo la primavera. E si è bloccato il gioco. Ho messo salto il filmato, quando io non andava avanti, purtroppo. Ah, perché è più cruda? Ah, dopo lo giochiamo. Parli la mia lingua? Vieni, ti insegno io. Allora, ti piace, schifoso bastardo? Ora alza quel culo e torna in via. Per favore. Muovi! Ehi, furbone,
Non farmelo ripetere. Torna in fila. Eh sì, un attimo. Muoversi. Beh, hai cazzeggiato per tutto questo tempo. Questo point of view in prigione ti fa capire cosa posso normalmente criminare in questo mondo. Esatto. Fermatevi lì e giratevi a destra. L'altra destra. Ascoltate bene, stronzi. Sono il capitano Terran Stone e questa è la mia prigione. Siete qui perché non sapete comportarvi come normali esseri umani là fuori. Perché mi dà di un doppiatore già sapito? Adesso il vostro culo mi appartiene. E farete quello che dico, oppure ve ne pentirete! Rompetemi i coglioni e io romperò i vostri per tutto il giorno! Siete stati mandati per la riabilitazione e noi vi riabiliteremo! Ve l'assicuro! Ok, coglioni! Ora vi libereremo, giusto per darvi una bella ripulita. Ora mettetevi in fila e seguitemi! Mito Scaletta praticamente è Totorrino. Benvenute dal parrucchiere, signorine. Diventerete un vero schianto. Ehi, anche io? Ma se non ho neanche un capello. Chiudi il becco, cazzone. Grazie per avermi rovinato i capelli. Ah, la prigione sembra tipo l'esercito, cazzo. Ok, andiamo. Ehi, testa di merda! Fai quello che ti si dice! Ascolta, bel faccino! Se non fai quello che ti viene detto, ti buttiamo nel buco! Seguimi! Nel buco addirittura! Quella sarebbe stata la mia casa per 10 anni. Una merda che puzzava di piscia. Avrei preferito evitare... Ah, ma lui sta 10 anni in galera, poi esce. Cazzo, è veramente Totorrino allora. Dopo. Dopo 3 giorni passati a fissare il muro, ricevetti un messaggio da Joe. Diceva di contattare un tizio di nome Leo Galante, che poteva darmi una mano. Non era un posto in cui sopravvivere da soli. Cinque anni e quasi 2 mesi. Sto cercando Leo Galante. Ehi, amico, sparisci. Aspetta. Due.
Ehi, devo parlare con Leo Galante, dici chi è? Vai a disturbare qualcun altro. Scusa, sai dove è Leo Galante? Mai sentito. Sto cercando Leo Galante. Lasciami in pace, cazzo. Il 76, cazzo. Ehi, sto cercando uno che si chiama Leo Galante. Sai dove posso trovarlo? Ehi, amico, sparisci. Anche meno, Drake. Altrimenti non giochi tu. Come cazzo fai a conoscere tutti i doppiatori? Sto cercando Leo Galante. Ehi, amico, sparisci. Ah, ma qualcuno che sia gentile con me in galera? Sembrano molto amichevoli. Sto cercando Leo Galante. Togliti da qui, subito. Già, veramente. Tutti cattivi. Oh, ma io... Oh, Lukaku. Scusa, sai dove è Leo Galante? E levati dai coglioni, mozzarella. Ma... questo è razzismo al contrario. Cioè, è razzismo al contrario. Mi ha dato della mozzarella. Ma come si permette? Ehi, sto cercando uno che si chiama Leo Galante. Sai dove posso trovarlo? Oh, sì, sì. Un vecchio. Gioca a scacchi tutto il giorno. Oh, grazie. Almeno tu sei l'unico gentile sto posto di merda. Serio? No, non c'è. L'alba. Affare fatto. Imparate a fare Kung Fu. Io ti conosco. Sei l'italiano che era con Barbaro nella gioielleria. Sono in questo buco di merda per... Aia. Hai finito dentro perché sei uno stupido pazzo. Mamma aveva ragione. Dio esiste e ti ha mandato qui, bastardo italiano. Così posso fartela pagare con gli interessi. Pare interessante. Vuoi fare una scommessa? Ecco. Ti spacco il culo, mangia spaghetti. Briaco. Già, spaccagli quel culo italiano. Tu e il tuo amichetto Barbaro siete morti. Prendilo. Aia. Aia. I finocchietti come te me li mangio a colazione. Uccidilo, O'Neal! Spaccagli il culo, O'Neal! Fracassagli la testa! Già, spaccagli tutto l'Italia! Indietro! Capito? Così fuori di qui! Perché a me mi ha dato la stambata dritto con scumanganelle a O'Neal, no? Ti daremo un po' di tempo per riflettere su quello che hai fatto. Sì, ma così non vale. Così fate un abuso. Chi come ora? Stefano Cucchi. Aveva ragione allora Stefano Cucchi a dire che i carabinieri mi picchiano in... Cioè... O'Neal quasi santo. Mi staccò la testa, ma io rimasi in piedi. E credetemi, quando sei dentro, questo conta molto più di quanto si possa immaginare. Cioè, ragazzi, mi hanno picchiato manco fossi il peggior carcerato del mondo. Cioè, quello mi picchia. Quanto a lungo intende tenerlo qui? Finché non avrà imparato la lezione. Credo che le cose cambieranno. Può combattere? Dovrebbe. I ragazzi non l'hanno pestato troppo duro dopo la rissa in cortile. Bene, ecco qui, aprire. Ma c'è quello, Don Pietro Savastano? Sorridi, Scaletta. C'è una visita per te. Sono Leo Galante. Mi hanno detto che volevi parlarmi.
Sì, ecco. Mi manda uno dei ragazzi di Don Clemente, dice che lei può aiutare. Fanculo, Clemente. Io non do protezione alla sua gente qui dentro. Ma ho visto che hai fatto l'irlandese che ce l'ha con te, O'Neill. Potresti essermi utile. Vieni con me, ragazzo. Ora ascoltate, gente. Questo è Vito. Ci potrà dare una mano. Pepe deve affrontare un bell'incontro con O'Neill. Ha bisogno di allenarsi. E da quanto ho visto in cortile, credo che sei la persona più adatta. Tu ci aiuterai, ragazzo. In cambio sarai sotto la mia protezione. E chissà, magari finisce che impari due o tre cosette. Un'offerta da non rifiutare, vero? Non mi pare di avertelo chiesto. Bene, ragazzi, adesso si va in scena. Vabbè, se mi impari qualche mossa... Ok, oggi imparerai a contrattaccare. Vito, voglio che tu colpisca Pepe. Cerca di spaccargli la mascella. Pepe, tu eviterai il colpo come ti ho fatto vedere e sfrutterai l'occasione per tirargli un pugno. Bene, ragazzi, iniziamo. Scusa, ma se tiro un cazzotto a Pepe, non posso pure tirarglielo a Salè. Badum. Che c'è? Sei già stanco. Andia, bravo a Pepe. Che minchia, butta a terra quel mascellone. Gioco di gambe, Pepe, gioco di gambe. Te la cava. Minchia, che colpo. Bravo. Ehi, è un allenamento o un addestramento? Cambio di programma, amico mio. Il ragazzo è un fenomeno. Quindi ora passeremo al contrattacco. Bene, Vito, vediamo se riesci a rifarlo. Questo è un colpo che fa sempre comodo. Molti nemmeno lo vedono arrivare. E Pepe è qui e lui non conta. Niente male. Bene, ragazzo. Ah, quello faceva male. Vammene a giocare. Ottimo, Vito. Un altro. Ce l'hai fatta. Impari in fretta, eh? Bene, gente. Per oggi basta così. Ottimo lavoro. Allora, Vito, quanto ti sei avvicinato a Clemente? Non l'ho mai incontrato. Ho sempre avuto a che fare con Enrico Masino o Luca Gurino. Beh, non ci posso credere. Quell'idiota di Gurino è ancora vivo. Che accordo avevi con loro? Abbiamo fatto dei lavoretti per loro. Luca voleva farci entrare nella famiglia per 5 testoni. Cosa? Tipico di Alberto. È sempre stato un bastardo disonesto. Per caso è più del solito? Già, tipo 5. Ma voi volete scommettere che la famiglia che le abbiamo serviti era sbagliata? Che io non mi ricordo se ci fu un cambio di programma. E questa la famiglia che stavamo servendo noi era infame. 5 testoni più del solito. Non devi pagare per entrare, Vito. Ti fanno entrare nella famiglia quando provi di essere leale, di guadagnare e di sapere gestire, beh, sai, la vita. In ogni caso è un'informazione interessante. Quando si saprà, Alberto e Luca dovranno dare qualche spiegazione. A chi? Cristo. Non ci pensare, ne riparleremo in un altro momento. Però è vero, Agnù, cioè, quando mai si è visto che io devo pagare per entrare in una famiglia? Cioè, nella famiglia serve la lealtà, l'onore. I cogliona, mi dice. Cioè, per Totorrina non ha dovuto pagare per entrare dentro la famiglia di... di... come si chiamava? Capo di... oh, Madonna Santa, non so scrivere! Cazzo di iPhone! Ma no... Cioè, Totorrina non ha dovuto pagare per entrare nella famiglia di Luciano Liggio, quindi... è strana sta cosa. Andiamo, che devo pagare. Ottimo lavoro sul ring, amico.
Ancora un po' e sarai pronto per un incontro vero. Bene così. Ehi, come va? Come te la passi, Vito? Sono Sal. Ottimo lavoro sul ring. Sì, grazie. A proposito, ti serve qualcuno con cui allenarti? Scusa tanto, ma non ci tengo a farmi spaccare la faccia. Chiedi ad Al, che se lo merita. Andiamo, fammene Ok, grazie. Ehi, come va? Mi chiamo Vito. Sì, lo so. Al, felice bene di conoscerti. Ehi, ti va di allenarti? Certo, perché no? Va bene, andiamo. Ok, ma vacci piano, eh. Non sono bravo come te o Pepe. Va bene, si comincia. Andiamo, fammene altre 20. Bene così. Tieni duro. Andiamo, fammene altre 20. Non vuoi continuare? Bene così. Dai, basta per ora. Va bene, come vuoi. Tieni duro. Ehi, come va? Mi chiamo Vito. Io Sam, come ti va? Vuoi allenarti? Andiamo, no, mi dispiace. Come mai il vecchio galante se ne intende di box? Guardarlo non si direbbe così. Una volta era un pugile professionista. Come va? Sono Vito. Chris, come posso aiutarti? Ho sentito che prima di diventare un professionista combatteva. Un bel lavoretto. Sono con quel coglione di Onino. Bene, la prossima non volta fai un favore a tutti e spezzagli il collo, ok? Va bene, frata, ma... Tutte le scommesse. Beh, ho saputo che... Guarda dove vai, Bianco. Mi avresti visto arrivare se i tuoi occhi fossero ben aperti, coglione. Galante. Disonesto diavolo Bianco. È un piacere anche per me, signor V. Disonesto. Hai scommesso sul tuo uomo e ha perso. Funziona così in questo paese. E allora, V, propone rivincita. Sì, possiamo organizzare. Tu ci stai, Vito? Un cinese. Dategli uno sgabello e mandatemelo. Va bene, V. Pare che avrai la tua rivincita. E stavolta niente stronzate da musi gialli. Ascolta, i gialli sono piccoli e bastardi. Non cercare di mandarli subito al tappeto. Non avresti speranza. Ok. Quindi che devo fare? Colpi veloci, cerca di sfiancarlo. Quando sarà stanco abbasserà la guardia e potrai andarci giù pesante. Adesso vai e fagli vedere chi sei. Sin da oggi, chi c'ha? Il vostro amichetto, glielo regalerete un dolcetto della fortuna? Poi devo essere, non devo essere razzista. Pindo, tramao, the fuck, le sacre arti le arti marziali sacre di Bari Vecchio. Assor. E c'è. Maestro non sarà felice. Takai, Takai, Takai là! Oh, che stai facendo? Perdere con un bianco è disonore! Ai ai, non accadeva se lui usava stile della tigre. Forza, Scaletta. Sei in ritardo. Ehi, ascolta. Il signor Galante dice che Vito oggi ha la giornata libera. Ok, ma non ti ci abituare, Scaletta. Ok, dai, vieni con me, Vito. Che c'è? Ci alleniamo ancora? Più o meno. Vedrai.
Buongiorno. Buongiorno, signor Galante. Niente allenamento oggi? Non proprio. Siamo state sfidate dai negri e non voglio rischiare che Pepe prenda troppe botte prima del grande incontro con O'Neill. Quindi, combatterai tu. Sarà un buon allenamento. Ma per dirlo in lotto... E dai! Mio padre, allora, Galante. Devi affrontare un osso duro, ma non tanto sveglio. Uno che combatte con il cuore, non con la testa. Fallo fesso. Lui abbasserà la guardia e tu lo manderai al tappeto. Forza, vabbè, non farmi fare brutta figura. Lukaku, vieni qua. Ma guarda qui. Dovrò dare una lezione a questo straccetto pallido. Lo colpirò così forte che lo sentirà anche sua nonna. Mo da piglietta, da piglietta, si tanto a cazzo a un bacio, che ti fa scrivere bianco. Comunque vada, è l'incontro più difficile che questo buffone affronterà mai. Oh, avanti, mia nonna mi picchia più forte! Il vostro stronzetto bianco che c'è? Finirà a terra! Che c'è? Oh, oh, che c'è? Hai paura? Siamo, Vito! Fai vedere chi sei a sti bastoni! Dormi sul lavoro, come sempre! Se quel ragazzino riesce a vincere, io divento presidente! Chi ha insegnato a questo fratello come si combatte? Non preoccupatevi, te lo butti a terra quando vuoi. Ah, non male, non male! Ma ci stava venendo io. Preparatevi a perdere, idioti! Ora, Vito, prendilo e finiscilo. Perfetto, ragazzo, mandalo a Nanda. Tutto fumo, niente arrosto! Goda! Un lavoretto niente male, figliolo. La tua parte te la sei meritata. Madonna, mi sento incuriosito. Arrivo un secondino. Che cazzo è questo? Il circo dei cretini? Dai, andiamo, Scaletta. Hai una visita. Ma sembra se c'è crossover Scaletta e col Phelps. Ciao, Vito. Ehi, Franny. Come stai? Sto bene. Davvero bene, grazie. Allora, come va? Beh... ti devo dire una cosa. Sto per sposarmi, Vito. Oh, Madonna, magnifico! Certo, avrebbe dovuto chiedere un permesso, ma... sono contento per te. Insomma, Vito, guardati! Sei in prigione. Com'è potuto succedere? Sono stato già giudicato in tribunale. Non farmi la predica. Ok? Dai, smetti, ok? Vito, c'è ancora una cosa. Mamma. Che c'è? Che cosa? Mamma è malata, Vito. Sta male da settimane ormai e non mi dirà per niente. Senti, Franny. Vai da Joe. Sta tenendo del denaro per me. Cerca il miglior dottore sulla piazza. E tieni il resto come regalo di nozze, va bene? Vito! No, davvero. A me non servirà per un bel po'. Prendete cura di mamma. E dille da parte mia che io... le voglio bene. Lo farò. E grazie, Vito. Ciao. Andiamo, Scaletta. Quei cessi non si puliranno da soli. Oh, eh sì, non si cacca nunca. Quindi sei tu la nuova donna delle pulizie. Seguimi. A tu sto cuore in grado, chiudi schietto, farmene un po'. A tu il fuoco coce, ma si fuglia, ce la sta. Bellissimo, regà. Allora, zitti, ora, eccoci tutti qua. Quanti. Voglio potermici specchiare, sbrigati.
continui con quella merda. Sarò io a esercitarmi su di te. Che succede? Continua a pulire. Ma avevo appena... Ehi, questo è ancora sporco. Puliscilo di nuovo. Devi dire grazie che io non ti posso... testa contro la... al coso. Ok, basta così. Adesso vai pure a raggiungere gli altri animali nelle docce. Forza, muoviti! Bene, Scaletta. Che ne dici di toglierti i vestiti e darti una ripulita? Che fate qui? Muovete il culo! Ehi, Frankie, dobbiamo occuparci di una cosetta qui. Perché non te ne vai a fumare? Sicuro, divertito. Dai, ma perché? No! Vogliono far ricadere la saponetta e incularlo. Ti devi perderti, ti schifosi. Ma poi mi devo far inculare da Peter Griffin. Mi piacciono le tue cicatrici, carino. Come te le sei fatte? Ehi, coglione, hai scelto il culo sbagliato da trapanare. Possiamo farlo con le buone o con le cattive. Scegli tu. Ho un'idea migliore. Perché non vai a fottere i miei amici? O meglio, vai a farti fottere. Ok, direi che hai scelto le cattive. Non mi fascia paura, ciccian. Inizia la festa. Fallo di nuovo, biscottino. Mi agita tutto. Cazzo, tipo combattivo, eh? Forza, John, non abbiamo tutto il giorno. Andiamo, buttalo giù. Qualcun altro? Ma mi voleva rinculare, oh, ma... Niente, uno non si può manco difendere da un'inculata. Forza, ragazzo, sai cosa fare. Ah, questa è arrivata oggi. Leggila, sembra importante. Francesca era venuta a farmi visita. Invece di usarli per un buon dottore come regalo di nozze, tutti i miei soldi erano finiti in un funerale. Che brutta cosa. Ehi, il signor Galante vuole parlarti. Seguimi.
Felice di vederti, ragazzo. Che diavolo è successo? Agli irlandesi piace giocare sporco. Ieri due di loro hanno assalito Pepe. Erano ben più d'un paio. Beh, in ogni caso, non gliela faremo passare liscia. Che avete in mente? Pepe ha preparato tutto. Ci è voluto un po' per convincerlo, ma adesso O'Neill è da solo in palestra. Le guardie non torneranno per un po'. Devi solo dargli qualche pugno e spezzargli un paio d'ossa, come hanno fatto con me. Chiaro? Ok, chiaro. Bene, vieni con me. Buona fortuna, figliolo. Io aspetto fuori. Se arrivano i secondini, ti avverto. Ok. Bene, vai. Ehi, O'Neill. Abbiamo un conto in sospeso, noi due. Proprio l'uomo che volevo incontrare. Vieni avanti, signorina. Non credo proprio. Riprovaci, bamboccio. Ancora. Stavolta non ci sono. Stavolta fa più, Kultrama. Hai avuto abbastanza. Stavolta ti faccio fuori sul serio. Bel colpo. Mia madre mi picchiava più forte di così. Gesù, ma di cosa cazzo sei fatto? Devi fare meglio di così, femminuccia. Minchia, ma sto combattendo contro Tom Hardy. Questa volta non sarò molto gentile. Vabbè, ma Daxi non va. Chiudi quella cazzo di bocca. Sì, Vito, ma Daxid fa Schlergast, ma... Tutto bene. Non scoprirono mai chi era stato. Leo fece in modo che finissi nella sua cella. Beh, più che altro una suite. La vita migliorava a vista d'occhio. Allora, Vito, cosa farai quando uscirai da questo buco di merda? Non lo so. Ma non tornerò a lavorare per Clemente, poco ma sicuro. Già, meglio se ti dimentichi di quel vecchio bastardo. Credimi, Alberto è un pezzo di merda. Puoi stare certo che quell'avvocato che ti ha pagato doveva solo assicurarsi che tu non facessi la spia. Ma fidati, la pagherà. Far entrare qualcuno nella famiglia per soldi come ha fatto lui è contro le regole. Avrà un bel po' di cosette da spiegare. Ok, pensavo che fosse il boss. Chiaramente non sai come vanno le cose da queste parti. Vedi, c'è più di una famiglia che opera in città. Ce ne sono tre. Ogni famiglia controlla il proprio territorio. Esistono delle regole. E quando ci sono delle divergenze, i boss si riuniscono per risolvere i problemi. È la commissione. Perfetto. E io? Sono nei guai? No, no, proprio per niente. Sei giovane, furbo e a quanto pare sai tenere chiusa la bocca. Sei proprio il tipo di persona a cui tutti darebbero lavoro. Sì, ma non so nemmeno chi sono gli altri. Ci sono altri due boss oltre a Clemente. Uno è Carlo Falcone e l'altro è Frank Vinci. Carlo è giovane e ambizioso. Quello è un pazzo di merda. È sangue nuovo, mentre Don Vinci è un uomo d'onore. Rispetta le tradizioni. Li conosce? Diciamo così. Sono un consigliere di Frank Vinci. Per te essere un normale vecchietto porta a questo. Ma senti, io esco fra qualche mese e allora vedremo come fare per aggiustare la tua sentenza. Pepe, vieni, assaggia un po'. E mi sa che allora demo contro Joe. Mi sa che andremo contro Joe, raga.
Galante non mentiva. Riuscì a farmi uscire. 3 anni e mezzo prima, per essere precisi. Joe veniva a trovarmi e mi raccontava cosa succedeva fuori. Ma appena uscito dal cancello, è stato come trovarsi in un mondo nuovo. Sei scappato di prigione. È bello vederti vestito normale di nuovo dal lato giusto delle sbarre. Ben tornato a casa. Entra, entra. Ti dirò, amica, è cambiato un sacco da quando sono via. Già, immagino di sì. Ah, nulla di che. Ma ti ho trovato un appartamentino come volevi. Grazie. Ora ho una sorpresa per te. Stasera usciamo a festeggiare e ti presenterò qualcuno. Per me va bene. Avrai bisogno di un po' di soldi finché non ti sistemi. Se vuoi, ho anche un bel ferro per te, Vito. Ecco, fa sempre comodo. Allora, cosa vuoi fare ora che sei un uomo libero? Tu cosa credi? Tornare a lavorare con te? Va bene. Avevo paura che ti avessero messo in regola. No, anzi, ho imparato molto mentre ero dentro. Ho le idee più chiare su come funzionano le cose. Bene, bene. Ma anch'io non sono rimasto con le mani in mano mentre eri dentro. Non preoccuparti, ti darò tutte le dritte del caso, come sempre. Bene, che aspettiamo? Allora andiamo. Minchia, non mi aspettavo tanto entusiasmo. Ma sì, che diavolo. Forza, andiamo a vederlo. Prendiamo la macchina e andiamo dal tuo nuovo padrone di casa. Guida tu, così riprendo un po' la mano, eh. Però solo che non ti sei dimenticato come si guida in cielo. Ehi, di che ti preoccupi? È come andare in bicicletta. Sicuro, solo che quando scassi la bici non costa un cazzo di fortuna aggiustarla. D'accordo, d'accordo, capito. Sei come una vecchietta. Già. E se non l'hai notato, le macchine sono cambiate molto da quando sei finito dentro. Vedrai. La tua nuova casa è lungo la strada, vicino al lungomare. Ti piacerà? Il mio meglio mentre ero in galera, ma ora che sei fuori niente può fermarci, amico. Hai visto Harry di recente? Ah, non lo vedo da qualche anno. Non ha preso bene quello che è successo, sai? Che mi racconti? Quando venivi a trovarmi non potevamo parlare di lei. Dopo tutta quella merda che Clemente e quel cazzone di Luca hanno cercato di spalarci addosso, ho iniziato a lavorare per la famiglia Falcone. Davvero? Stanotte vedrai. Te l'ho detto, ti ho preparato una bella sorpresa. Non fare domande però, tanto non ti dico niente. Oh, cazzo. Tranquillo, ci sto dietro da 7 settimane. Ed è quello che mi preoccupa. Ah, hai visto? Giù se n'è andato dai Falcone. I Clemente l'hanno preso per il culo tutti quanti allora. I famosi anni 50, guagnò. Va bene, siamo abbastanza vicini, fermati qui. Dacci un'occhiata, è all'ultimo piano. Ha già pagato il primo mese di affitto per te. Ah, l'entrata del garage è su quella strada laterale. Grazie, Joe. Davvero. A proposito del posto dove andiamo stasera, è davvero de classe. Il mio genere di locale. Ok, eccoci qui. Sono sicuro che le piacerà. Io stesso vivo in un appartamento molto simile. Come può vedere, c'è anche il telefono, senza alcun costo aggiuntivo. Ed ecco il bagno, pulito e moderno, con tutta l'acqua calda che uno può desiderare.
E questa è la camera da letto padronale. E il letto padronale è comodo. C'è abbastanza spazio per due, forse tre. E non cigola, detto tra noi, una gran comodità. Spero proprio che le piaccia il nuovo appartamento, signore. Se ha qualche domanda, non esiti a chiedere. Solo una. Lei quando se ne va? Ora, se vuole scusarmi, devo andare da un altro cliente. Arrivederci. Già, ci vediamo. L'onore e rispetto con Gabriel Garco. È che sta macchina va un po' troppo veloce per essere mia, Joe, quindi... Cavolo, pensavo che non venivi più. Non male, bella stoffa. Grazie. Allora, qual è il piano per stasera? Lo scoprirai. Viene a prenderci un mio amico. L'ho incontrato mentre eri in vacanza. Mostragli rispetto, è una persona importante. Sì? Lo vedrai, sta arrivando. Ehi, Joe, eccomi Eddie, qui. Come va? Niente male, niente male. E questo l'amico tuo? Già, questo è Vito. Vito, questo è un mio amico, Eddie Scarpa. Molto piacere, Eddie. Piacere mio, Vito. Ok, gente, muoio dalla voglia di bere, andiamo. Ehi, Vito, ti va di guidare? Io mi sono già fatto due drink. Allora, Joey, hai detto dove andiamo? No, so solo che si tratta di una sorpresa. Gli piacerà un sacco. Lo spero proprio, cazzo. A meno che non abbia cambiato sponda in galera. Ehi, di che state parlando voi due? Ehi, non preoccuparti, lo vedrai. Ehi, avanti, puoi anche dirglielo. Va bene, andiamo, Vito. Mi aiuterebbe sapere dove stiamo andando. Vai verso Oyster Bay. Ok, allora Vito, qual era la cosa che ti mancava di più quando eri dentro? La libertà. Beh, a parte quella. Vabbè, sai, alcol, donne, baseball, tutto quanto. Ecco, ci sei andato vicino. Mi state portando a una partita di baseball? Ti stiamo portando al bordello più raffinato della città, Vito. Un bordello, eh? Wow,
Non sempre troppo entusiasta. E dai, non dirmi che non vuoi divertirti un po' dopo tanti anni. Non preoccuparti, Vito. Queste ragazze sono professionisti. Se ti sei dimenticato come si fa, te lo ricordo in un attimo. Già, ci divertiremo un sacco. Ricordatemi di non bere troppo, eh? Tardi devo occuparmi di qualcosa. Cosa c'è di più importante di passare alcol? Sai com'è. Alle volte devi fare qualcosa per forza. Ehi, Vito, avanti, accelera un po', eh? Sei appena passato con Rosso. Ah, me la dici così. Facevano entrare la gente nella famiglia per soldi, ma non avevamo idea. No, speriamo che non ci siano scene di... che sono Twitch Kakukats. Ho parlato di te con Leo Galante, Vito. Mi ha detto che sei uno affidabile e mi ha parlato di tutta la merda che Clemente ha cercato di tirarvi addosso. Ma detto tra noi, perché vuoi entrare in questo giro? Voglio dire, ognuno ha le sue ragioni. Non voglio finire come il mio vecchio e come quelli del nostro quartiere, siccome nessuno mi aiuta. Oh no! Se... ho pensato che dovevo aiutarmi da solo. Tutto. Sì! Oh, ok, sì. Ok, sparisci, baby. Allora, Vito. Lavoro per Carlo Falcone e vogliamo espandere il nostro giro d'affari. Joe ha lavorato per noi per un po' e visto che sei suo amico pensavamo di fare anche a te la stessa offerta. Che ne dici? Sì, certo che mi interessa. Va bene, propongo un brindisi. Ai nostri ragazzi e a un brillante futuro insieme. Salute! Ai ragazzi! Non posso bere troppo stasera, ho degli affari da sbrigare. No. Ho paura, cazzo. Se fa vedere qualcosa io... cioè, manda avanti il filmato. Comincia The Pesh. Le vette! Davvero ti dico, Carlo è proprio un cervellone. Si occupa di... come si dice? Astrologia. No, vuoi dire l'astronomia? Ah, vaffanculo, gonfia coglione di merda. Scusate ragazzi, mi sa che devo andare. Voglia, lurida puttana. Siete pronti ad andare? Vito, sì, andiamo. Ehi, alzate giù. Ne vado a casa. Buonanotte, Baldrac. Ehi, dove cazzo è la mia madre? Qualcuno l'ha rubata. Ehi, chiamate gli sbirri della minchia. Ce l'hai davanti, ubriacone. Ah, già. Ehi, dove sono le chiavi? Qui Davido è il meno sconvolto tra tutti noi. Ma sì. Ah, perché parla? Ma Joe parla come... calma Jack, devi stare calmo. È un bastecomane. La leggenda di Al Jone e Jack. La prossima bastecomane volta, de merda. Meno da bere. Minchia, Johnny, Carabaggio. Minchia, Johnny, Carabaggio. Allora, Vito, ti piace sto posto? Molto meglio che giocare a nascondersi la salsiccia nelle docce. Oh, e che minchia è questa puzza? Dai, vomitato.
Cosa? Non vomiterei mai nella mia auto. Che diavolo? Ma che minchia è questa pozza allora? Eh sì, la sento anch'io. Deve essere Frankie Potts. Cosa? Quello scionso ti ha vomitato in auto? No, no, nel bagagliaio. Cosa? Cosa? È tutta colpa tua, Joey. Ti avevo detto che avevo degli affari di cui occuparmi, ma tu mi hai fatto ubriacare. Ehi, e da quando affari da sbrigare significa un morto nel bagagliaio? Ehi, calma, ti vedo. Ehi, aspetta, ci inventeremo qualche cosa. Che c'è da inventare? Dobbiamo solo seppellire il corpo. Ho già in mente un posto vicino al vecchio osservatorio. È una pala? Certo, nel bagagliaio. E la fossa è già pronta. Dobbiamo solo buttarcelo dentro e ricoprirla. Va bene, va bene. Dov'è questa fossa? Appena fuori città c'è un sentiero nella foresta che porta una piccola radura. La fossa è lì. E muovete, va bene? Sì, ho bisogno d'aria fresca. Il tanfo qua dietro butta la nausea, cazzo. Viene da vomito. Cazzo, da dove viene tutta questa roba? Oh, merda. Non ricordo di aver mangiato calamari. Aspetta, sta vomitando. Non leggi l'alcol, vero? Lo so, sta vomitando, ragazzo. Non sta bene. Un po' di compassione, Cristo Dio. No, cazzo, l'ho salvato, ma fino a da. Guagno, purtroppo se passo col rosso la polizia mi fa la multa, quindi dovete resistere un po'.
Diane, ci siamo. Vedo, apri il bagagliaio. È uno scherzo. Ottimo, davvero ottimo. Voi... Ma... Che minchia scarpe nuove. Gesù Cristo. Oh, buon Dio onnipotente. Da quanto tempo è qui dentro, Eddie? Ma credo un paio di giorni. Dovrei tirarlo fuori tu, Vito. Ah, grandioso. Non riesco a sopportare la che puzza. Che bentornato del cazzo. Ehi, ecco la fossa. Proprio qui. Su, dentro. È fatta, finalmente. Ok. Ora chi lo seppellisce? Cosa? Ehi, dammi un minuto per prendermi. Non puoi farlo, tu. Ogni volta che sento la puzza di quello mi viene da vomitare. E nemmeno Eddie sarà di grande aiuto. Va bene, ho capito. Ehi, gente. Che ne dite di un po' di musica, eh? Stai scherzando, vero? Good night, sweetheart. Well, it's time to questo go. Non faceva parte della messa del bentornato, ma si sta bene. Good night, sweetheart. Well, it's time. Sì. Stati pigliando per il culo. Mio Dio, povero Dino.
si degrada. Non è proprio il modo migliore di finire la serata, eh? Ma grazie, ti devo un favore. Lascia quell'auto di Ed, così può tornare a casa. Sei un bravo uomo, Vito. Ci regoliamo domani, eh? Ehi, ti va di entrare a bere qualcosa? Sono le 3 del mattino, e fate silenzio! Ah, sta zitta, puttana! Forza, anche a mio figlio! Ho avuto abbastanza, grazie. Vai a letto. Dai. Ti chiamo domani, Vito. Buonanotte. LOL. I selvaggi. Uptown, 11 aprile, ne ci ho aggiunto uno. Ma che cazzo? Ehi, Vito, sveglia, sveglia! Cristo, parte, smettila di urlare. Ho un mal di testa. Scusa, Joy. E smettila di chiamarmi Joy, razza di scemo. Vito, vieni giù! Oh, Cristo. Perché una birra al giorno toglie il medico di torno. Ah. Non mi aspettavo un paio di tette proprio in faccia, però ok. Vabbè, tutte mo le sto trovando. Quello che diavolo era? Ha la voce di quel cazzone di VDV Packer. Quello era Marty. Ricordi quel ragazzino mio vicino della vecchia sada? Dovevo venire a prendere il camion e mi ha dato il passaggio. Che dobbiamo fare qualche modo? Dobbiamo farci un bel po' di grana. Salta su, te lo spiego per la strada. Dove andiamo? Riverside. Va bene, è Riverside, sì. Che serata, eh? Già, il pirloforte. Che c'è? Sei ancora incazzato? No, seppellire un cadavere era la prima cosa che volevo fare non appena uscito. Ehi, andiamo. Non ti sei divertito al bordello? Sì, certo. Grazie. Ma è tutto quello che è successo dopo a non essermi piaciuto. Va bene, va bene. Ascolta, oggi andrà meglio, promesso. Spero proprio. Devo andare a... Ah, ok. Allora che succede? È semplice. Andiamo in un paio di posti e scarichiamo queste sigarette. Poi riportiamo il camion e prendiamo la nostra parte. Un gioco da ragazzi. Un attimo. Mi pare di essere finito in galera per un gioco da ragazzi come questo. Non preoccuparti, l'ho già fatto. Prima tappa, Riverside. Va bene. Fidati di me, poi mi ringrazierai. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, caro Joe. Che cazzo fa? Oggi ti girano?
siete come mia nonna, lo sai? Sono appena uscito di galera, devi darmi un po' di tregua. Aspettate un attimo. Stavo spiegando all'amica mia come si funzionava Twitch. Adesso ci occupiamo dei nostri clienti. Questi qui comprano all'ingrosso. Vieni con me. Ok, sali e passami la roba. Ciao, una stecca di Rez. Passami una stecca di Rez, Vito. Va bene, passa qua. Ecco qui, signore, a presto. Ehi, che fortuna. Ho finito le sigarette, dammi una stecca di blues. Una stecca di blues, Vito. Bingo. Ecco qua. Ma che cazzo? Ehi, sergente, come va? Una stecca di blues, come al solito. Ah, credo che prenderò le whites stavolta. Hai sentito, Vito? Andiamo, una stecca di whites. Sì, proprio quelli. Grazie, Joe. Ora levatevi dalle palle, va bene? Ok, è ora. Sale, Vito. Prossima fermata, Millville. Alla grande oggi. Stiamo facendo dei bei soldi qui. Mo, fin da... Posso passare? Niente. Ragazzi, un attimo. Lavora per Eddie? Gli piacerebbe. Ma non ha neanche 18 anni. Sbrigate lavorette per me. Mi fa da autista, fa tutto in consegna, cose così. Ma se credi una specie di gangster, credo che guardi un po' troppi film. Se il suo modello sei tu, hai in un mare di guai. Ah, sì? Fronzo. Eppure mi ricorda te alla sua età. Appunto, da quando ti conosco ho passato 2 anni in Europa a scrivere proiettili e sei in galera. Un mare di guai. Che c'è? Qualcuno ti ha cagato nel caffè stamattina? Ti sei dimenticato dei bei vecchi tempi? Magari un giorno me li ricordi tu.
ragazzo in rosso? Sì. Che ti avevo detto, liscio come l'olio oggi. Ok, ti sei quasi fatto perdonare, quasi. Dai, come potrebbe andare meglio? Hai l'aria fresca, buona compagnia e stai facendo una vagonata di soldi. Non male per uno che è appena uscito di galera. D'accordo, ok, ascolta. Se le prossime ore filano lisce come queste, siamo pari. Ecco il video che conosco. Bene, arriveremo in un secondo. E con Joe non finirà mai niente liscio, purtroppo. Ehi, una stecca di blues, per favore. Dammi una stecca di blues. Va bene, passa qua. Ah, ma non è che state scrivendo e io non vedo i messaggi, perché sta chat ogni tanto si bugga, eh. Cioè, a me mi stanno salendo le ansie, però. C'è solo bot. Aspetta. Dashboard. No, ok, ok. Che ho avuto paura, questi erano un po'. Ecco qua. Ah, prendo un pacchetto di Reds. Una stecca di Reds, Vito. Bingo. Ecco qua. Cosa vendi, amico? Compri o guardi solo le vetrine? Chissà. Vendiamo sigarette. $2 la stecca, $100 lo scatolone. Ti propongo un affare. Tu sganci 10 stecche e forse vi facciamo andare via tutti interi. Senti, amico, se te ne torni nella tua macchinina con i tuoi amichetti, io farò finta di non aver sentito. Che te ne pare? Non ci arrivi, vero, stronzo ciccione? È il nostro territorio e dovete pagare per lavorare qui. Quindi paga. Sei tu quello che non ci arriva. Sai con chi stai parlando? Ti do un'ultima possibilità. Vattene ora e forse... Lo so con chi parlo. Con un grasso ciccione pizzaiolo da 2 soldi che vende sigarette rubate nel mio territorio. Ed è ora di chiudere bottega, stronzo. Ok, ragazzi. È ora di una svendita col posto. Aspetta. Joe! Cazzo! Che mi dici ora, ciccione? Che te devo dire? Ecco! Avanti, sali su quella macchina e andiamo! Va bene, becchiamo uno di questi coglioni e damogli una lezione! Accelera, Vito, si sta allontanando! Sono a tavoletta, Joe, più veloce di così, non va! Dovremmo chiedere a Eddie. Fermati alla cabina più vicina e chiamalo.
Eddie, sono Vito, c'è un problema. Ci stavamo occupando delle paglie quando, ecco, questi stronzi impomatati sono arrivati e hanno dato fuoco al cazzo di furgone. Cosa? Mi prende per il culo? Non siete riusciti a occuparvi di un branco di checche? Che cazzo è successo? Senti, ascolta, Eddie, ascolta, non è colpa nostra, ok? Hanno incendiato il furgone in un attimo ed è bruciato tutto. Ne abbiamo già fatto fuori uno, ma... Ma che cazzo me ne frega? Riportatemi i miei soldi. Ho pagato due testoni per quel furgone e le rimoglio. Per vostra fortuna, Cazzoni c'è qui con me Steve, uno dei ragazzi di Derek. E stavamo proprio parlando di che cosa fare. Risolveremo la faccenda adesso. Incontrerete con Steve al Crazy Horse, lo conoscete? Vabbè, Crazy Horse, so dove. Steve porterà dei ragazzi. Vi faremo capire che nessuno ci rompe i coglioni. A niente sparatori però, così sembrerà un'altra guerra fra bande. Domani non voglio leggere di una strage sul giornale. Certo, sicuro, Eddie, non preoccuparti. Ci penso io. Ok, dobbiamo vederci con Steve davanti al Crazy Horse. La buona notizia è che ci darà una mano, quella cattiva è che Eddie rivuole i suoi soldi. Tutti e 2000. Merda! Credi davvero che tireremo su due testoni da quelle là? Non lo so, vediamo che cosa hai in mente Steve. Certo non lo fa perché è il cuore tenero, lo sai. Andiamo. Il problema, Vanni, è sempre stato Joe. Eddie era proprio incazzato. Ci credo. Sono incazzato anch'io. Intendo farci almeno $2000 con quelle teste da cazzo, anche se non hanno un centesimo. Ci sto. Ma che tipo di lavoro fa Steve per Eddie? Lui lavora per Derek e Derek è nel giro di Vinci. Io che cazzo ne so. In fondo anche tu accetti incarichi da Derek, no? Anche se lavori per Eddie, facciamo tutti quello che si può per campare. Guarda che non siamo a Indianapolis. Calmati, ho fretta. Ma sta canzone non è di Grease? Aspetta. Dovuto usare Spotify. Eh sì, è di Grease, Wagnò. Ah, Grease, se non mi sbaglio, è stato girato negli anni 50. Cioè, negli anni 50 nel senso il tema. Steve. Ehi. Ehi, ragazzi. Mark, che ci fai qui? Ehi, Joe. Vengo con voi. Steve ha detto che potevo venire. Steve, ma non è... Il ragazzo dovrà pure imparare. Perché siamo qui? Quelli che cerchiamo sono tutti alla fonderia. Di solito si vedono in questo posto, quindi partiamo da qui e poi andiamo alla fonderia a finire il lavoro. Perché ti sei offerto di aiutarci? Quei bastardi hanno distrutto l'auto di mio cugino. Hanno raffinato e gli hanno rotto tre denti. Già, quegli stronzi fanno un gran casino in tutta la città. Beh, giusto l'altro giorno. Così dice la Bibbia, occhio per occhio, dente per dente. E noi cominceremo con questo locale. Allora, qual è il piano? Prima di tutto distruggiamo questo posto. E come facciamo? Con questo. Forza, ragazzi. Ehi, avanti. Adesso ci aiuti o te ne stai fuori dalle palle. Diamo una lezione a questi cazzoni. Che cazzo era? Mi sa che Marty farà una brutta fine. Cazzo, che bello!
Ok, basta così. Lasciamogli un piccolo regalo. Vito, Marty, ho delle Molotov nel bagagliaio. Andate a prenderle e tiratagliele dentro. Ehi, è un piacere, Steve. Così imparano. Va bene, ora andiamo alla fonderia. Dentro, ragazzi. Ci vediamo all'ingresso principale. Va bene. Pensavo fosse Johnny. Cioè, come si dice? Come chi è? Sì, buona letto al John. Elvis Presley. Non so se su Mafia 2 c'è Elvis Presley. Ma qua mi ricordo che era un bel dito nel culo. Come siete entrati? Abbiamo seguito la strada di mattoni gialli. Il prossimo. Bel colpo. Siete morti, stronzi. Joe, attento! Grazie, ragazzo. Merda, sono armati. Facciamone fuori. Coprimi. Vito, coprimi. Non era così male. Esce dal porto. Ormai è nostro. Siete troppo teneri, ragazzi. Coprimi, coglione. Prova ad andargli alle spalle. Volete me? Vaffanculo. Muoviti, io ti copro. Ehi, stronzo, vedi di non morire finché non è tutto finito. Tutto a posto, starò bene. Ci vediamo all'inferno, stronzo! Dai, andiamo! Hop. Meglio non farti incazzare. Andiamo. Oh, fuori un altro. Vito, copri. Non mi fate paura, nessuno di voi. Minchia, spari da fare schifo. Così si fa, Vito. Ora sei mio. Vai, vai, ti copro io. Ti copro io, muori. Ormai è nostro. Vedete, cazzo! Vito, ti copro io, muovi! Vai, ti copro io! Posso andare avanti per tutto il giorno! Prendilo alle spalle! Ehi, che succede? Esplodi! Tutto ok? Non basta fermare! Dì addio al tuo culo! Dove ti ha preso? Cazzo, quello
stronzo mi ha sparato. Lo stronzo! Bene, Vito, vai, vai! Prossimo colpo è solo sbagliato! Andiamo, aspetto! Non mi fate paura! No, sono un coglione. Sono un drag! Coprimi, coglione! Pensa a qualcosa, aspetta! Minchia, non esplode mai sta cazzo di macchina, eh? Coprimi! Così, fatti sotto alle mucche! Vaffanculo, pazzo di merda! Ti coprò io, muoviti, muoviti! Lasciarne qualcuno anche a me. Volete me? Prima o poi di becco. Preso! Non riesco a me. Sono tornato! Non fatti incazzare.
colpo! Sì, bravo, Vito! Concentra, devi! Minchia, spare da fare schifo! Ti copro io, muoviti! Che ne dici, stronzo? Bene, Vito, andiamo! State per morire! Tutto qui quello che sai fare. Minchia, sei nei guai. Sentite, abbiamo esagerato. Eddie non sarà affatto contento. Io credo di sì, invece. Che dovevamo fare? Lasciarci uccidere? Questi pezzi di merda non daranno più fastidio a nessuno. Mai più. Beh, e ora, Steve? Ora me ne vado a casa a farmi una bistecca, una doccia e un goccetto. Divertiti. Io e Joe abbiamo ancora da fare. Ci vediamo dopo. Tiriamo su due testoni per Eddie. Lo sai quanto vale una maniglia questa? Minchia, Vito, sei un genio. Questi piccoli gioielli costano, no? Scommetto che Derek ci dà almeno 1000 perdoni per te. Va bene, porterò questa bellezza da Derek. Ci vediamo dopo al Falco. Perfetto, ci vediamo al bar. Ah, merda. Ma questo mi sa che già è disprezzo. Però c'è un problema. Oh, no. Ok. Funziona o non funziona? Ok, dai, l'importante è qua. Ok, dai. Basta.
Comunque sì, dai, finiamo sta misura. Andiamo a parte 9 e si chiude. La macchina dovrebbe essere presto. Oh no! Sbanda un po' troppo sta macchina comunque, zio Pera. The same motor oil that our military used in World War II and Korea. And if it's good enough for Uncle Sam, it's good enough for the family car. Makes sense to me, Pop. Pick up some Motril Glow motor oil today. Your car will thank you. Allora? Ecco. Beh, un sollievo, cazzo. Stupidi drogati di merda. Ora staranno al loro posto. Bel lavoro, ecco la vostra parte. Grazie, Eddie. Hai bisogno di altro da noi oggi oppure tutto?
Sai, dovrei fare una cosa. È tutto per oggi. Se mi serve altro vi chiamo. Arrivederla. Ciao, ciao. Saluto ma sorte. Allora, io nel dubbio metto già... Metto già il raid. Così devo solo salvare. Siamo arrivati al capitolo 9, io vi lascio qui, domani non ci sono, bisogna faccio eccezioni per il pomeriggio forse, vedo il pomeriggio Wagnò, vedo il pomeriggio e vi dico, va bene? Detto questo, usciamo, beh ci vediamo domani pomeriggio, ciao belli.